Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una piccola storia. C'era un bambino che un giorno andò dal papà e gli chiese: «Papà, dimmi, ma tu quanto guadagni in un'ora?» E il papà gli disse: «Sai, figliolo, io sono un professionista, guadagno tanto, guadagno ben 50 euro ogni ora. Per me il tempo è denaro». «Ah, ho capito, papà». Dopo qualche giorno, il bambino andò dal papà e gli chiese: «Papà, me li daresti 10 euro?» «10 euro? E cosa ci devi fare? Ma non sono troppi! E dai, papà, e dai!» E il papà glieli diede. Passò qualche altro giorno e il bambino tornò alla carica. «Papà, papà, me li dai 20 euro?» «Altri 20 euro? Ma se te li ho appena dati! Ma non è possibile!» E questa volta il papà non volle, ma la mamma intercedette per il piccolo e alla fine il papà diede i 20 euro a suo figlio. Dopo qualche settimana, riecco nuovamente il bambino alla carica. «Papà, papà, mi dai altri 20 euro? Ma ancora, si può sapere cosa ne vuoi fare di tutti questi soldi?» Nuovamente la mamma intercedette e disse: «Ma dai che forse ti vuol fare una sorpresa, sai che tuo figlio non è uno spendaccione?» Il papà acconsentì nuovamente. Il giorno dopo, il bambino andò di nuovo dal papà. «Papà?» E il papà disse: «Non è che mi vuoi chiedere altri soldi, vero?» «No, papà, ecco, qui ci sono 50 euro, me la daresti un'ora del tuo tempo?» Morale della storia. Quante volte ci dimentichiamo che la cosa più importante della quale hanno bisogno le persone che abbiamo accanto è la nostra presenza. In questi giorni, dove siamo costretti a stare maggiormente in casa, riscopriamo il dono più prezioso che possiamo fare agli altri. Il dono di noi stessi, della nostra presenza, del nostro tempo donato per amore. Non facciamo come quei due genitori che andarono in un negozio di giocattoli dicendo al commesso: «Noi vorremmo un giocattolo educativo, divertente, che faccia compagnia e di lunga durata». E il commesso rispose: «Scusate, ma qui genitori non ne vendiamo». Sì, ricordiamolo. La cosa più importante che possiamo dare non sono le cose, siamo noi stessi. Che il buon Dio ti benedica.